Stamattina è molto presto e come avete visto io ho appena fatto colazione, sto ancora con la vestaglia e proprio con il pigiama, eccomi. E mi metto qua a lavorare al computer subito senza perdere altro tempo nel prepararmi perché devo presentare, cioè devo iniziare e finire un lavoro che poi devo inviare entro le 9, quindi adesso collego tutti i vari cavi, e quelli sono i cavi del monitor che avevo portato qualche settimana fa da Firenze, ma avevo lasciato così senza collegarlo perché poi il computer invece ce l'avevo io in Puglia e sono arrivata qui nel Lazio ieri, qua a casa della mia famiglia, ma più tardi poi vi saluto e vi spiego tutto. Adesso fatemi accendere, ecco, questa lampada, faccio i vari collegamenti e mi metto al lavoro. Buongiorno, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, oggi siamo a lunedì 11 marzo. Io spero mi sentiate perché di fuori sta piovendo, ma non si capisce molto dall'inquadratura. Sta piovendo molto, tra l'altro è anche molto freddo, infatti molto, vabbè, è piuttosto freddo rispetto alle temperature che faceva nelle settimane scorse. Infatti mi sono messa anche la sciarpa per stare al caldo. Dove sono collocata oggi geograficamente? Sono nel Lazio. Noi ci eravamo lasciati venerdì scorso, venerdì 8 marzo, che era la festa delle donne, in Puglia. Poi, ieri, che era domenica, ho accompagnato con la macchina il mio fidanzato alla stazione, sempre giù in Puglia, la stazione quella più vicina rispetto a dove abitiamo noi, è quella di Foggia. Quindi l'ho accompagnato lì perché lui doveva, cioè è andato, adesso, sta al nord Italia, quindi era meglio per lui prendere direttamente un treno che lo portasse su. Mentre dalla Puglia io poi ho preso la macchina e sono andata in quest'altra direzione, quindi verso il Lazio. Ne ho approfittato, visto che lui tanto deve lavorare questa settimana, per venire qua e stare un po' con la mia famiglia. E lui tornerà poi venerdì. Quindi questi giorni ne approfitto per stare un pochettino qua e per fare anche un po' di commissioni. Infatti, vabbè, stamattina avete visto, dovevo fare un po' di gente, dovevo fare, sì, vabbè, avevo delle scadenze, le solite scadenze che ho ogni mese, cioè quelle delle buste paga. Non le faccio io le buste paga, però devo inviare tutte le ore lavorate degli operai, tutte le giornate, le varie cose al commercialista, al consulente del lavoro, e noi lo facciamo sempre entro il 10, però siccome il 10 era ieri, che era domenica, si fa oggi. Quindi mi riduco sempre all'ultimo per fare quello, perché tanto io lo so che loro fino al 10 non mi mandano le buste paga, quindi è inutile che io gliele mando il primo del mese, e quindi lo faccio sempre in ultimo. E poi, finito quello stamattina, avevo intenzione di uscire e fare due o tre commissioni, non molte oggi perché poi comunque io devo tornare a casa. Ah, eccolo, ok, me l'ha mandata ma è troppo tardi. Niente, il mio fidanzato. Mamma mia, non ce la faccio, non ce la faccio a iniziare un discorso e portarlo a termine senza essere distratta da un qualcosa che si verifica nel mentre. Però è sempre un qualcosa questo che ora vi voglio dire relativo al mio fidanzato, che c'entra con il discorso che ora stavo per iniziare. Però mi sono persa. Niente, ho visto un messaggio WhatsApp, perché io adesso sto riprendendo con il telefono, del mio fidanzato che mi ha mandato i documenti, cioè la carta d'identità, ma ormai è troppo tardi perché l'ufficio dell'anagrafe qua ha già chiuso, perché c'ha questi orari proprio risicati, risicati, ogni giorno orari diversi, quindi neanche a dire impari quell'orario e è sempre quello, no, il lunedì, il mercoledì e il venerdì fa un orario, tipo dalla mattina apre e poi chiude alle 11. Che orario è per chiudere alle 11? E poi gli altri giorni della settimana in pomeriggio.
E vi stavo dicendo, vabbè, stamattina volevo uscire per fare delle commissioni, tra cui anche quella, diciamo, in primis da fare, perché poi chiudeva alle 11, sono proprio parcheggiata qua fuori, era andare all'anagrafe per chiedere informazioni relative a questo matrimonio civile che faremo tra qualche mese, e avevo già chiamato, come ben sapete, perché ve ne avevo parlato nello scorso vlog. Mi avevano detto che dovevo venire con i documenti d'identità. Perfetto, quindi prima di partire da casa, ho preso la mia tessera sanitaria e la carta d'identità e ho fatto la fotocopia, quindi le mie sono proprio super leggibili. Mentre del mio fidanzato, mi ricordavo di avere, la foto della carta d'identità, fronte e retro, di quella digitale, e quindi non gliela sono stata a chiedere nuovamente, prima che lui partisse. E invece ho sbagliato, perché poi, prima di partire da casa, l'ho stampata, ho stampato la foto che avevo fatto, che avevo sul telefono, e invece poi però è venuta stampata male, quindi ho provato sia a ingrandirla sia a farla della stessa grandezza, ma non si leggono molto bene le lettere. Poi dietro c'è il codice fiscale. Perché per esempio di lui non avevo la tessera sanitaria, quindi deve essere ben leggibile il codice fiscale che sta sul retro della carta d'identità, e invece non si legge. Quindi gli ho mandato un messaggio subito scritto urgente, in modo che lo leggeva subito su WhatsApp, se aveva il telefono sotto mano, però me l'ha mandata troppo tardi, perché ormai l'ufficio ha chiuso. Ero venuta proprio pelo pelo, tipo mancava un quarto d'ora, e quindi mentre stavo lì dentro gli ho mandato il messaggio, ma non mi ha risposto. Ora sto parlando con voi, l'ufficio lo vedo ha già chiuso, e quindi vabbè, pazienza, gliela manderò poi via mail. Comunque, a parte i documenti, ho chiesto anche varie informazioni, tra cui anche quella relativa alle promesse, a cui io non avevo proprio dato peso, e effettivamente ecco perché: perché qui non si dà peso alle promesse. Ho detto appunto a questo impiegato, come funziona per le promesse, le dobbiamo scrivere noi. Ha detto no, le promesse sono le pubblicazioni, e quindi non c'è da fare assolutamente nulla. Mentre Silvia, una di voi che mi commenta sempre sotto i video, mi aveva detto appunto di informarmi riguardo a queste promesse, perché lei è di Avellino, se non ricordo male. Appunto, nel suo paese funziona in questo modo, e effettivamente l'impiegato, senza che io dicessi nulla, mi ha detto: ma le promesse in genere sono delle cose che vanno di più al sud, e forse è rimasta tipo questa tradizione molto più, non lo so, romantica. Infatti lui mi ha detto: è una cosa un po' più romantica che va al sud. Qui noi non facciamo niente, mettiamo semplicemente le pubblicazioni, quindi per me va proprio alla grande. Comunque, non so se mi sentite perché sta diluviando. Infatti, la seconda commissione da fare oggi, cioè commissione, volevo andare al cimitero da mia mamma, anche perché ho qua ve lo faccio vedere, perché poi tanto ora si inizia a rovinare, perché io ora non andrò al cimitero perché sta piovendo. Vi faccio vedere che è carino. Avevo fatto questo mazzolino. Se li riconoscete sono, cioè non so se li riconoscete, sono i fiori che mi aveva regalato il mio fidanzato in quella composizione per la festa delle donne, e c'erano due tulipani, ma ecco, anche quest'ora si sta rovinando. Uno dei due si era completamente aperto, e quindi quello l'ho buttato. La rosa sta tenendo bene. Ho preso anche la mimosa, ma giusto qualche rametto, perché gli altri stavano già iniziando a diventare neri, e poi invece questi sì, sono i classici fiori sempre vivi che stanno sempre nei cimiteri perché durano parecchio. Quindi vabbè, avevo preparato questo mazzolino, glielo volevo portare, e poi prendere anche altri fiori da mettere freschi, cambiarli. Ma non lo farò, non lo farò, perché proprio piove tanto, anche se sto con l'impermeabile non posso andare adesso al cimitero. Vabbè, sta grandinando, e alla fine sono andata al cimitero, e come potete vedere ho preso l'acqua. Non pioveva quando sono andata io. Vabbè, vado a casa, poi vi dico. Sono zuppa.
Allora, adesso facciamo quattro chiacchiere e mi sdraio qua sul letto nella mia camera, che guardate quanto è carina, l'ho tutta ristrutturata, se così si può dire. No, riarredata, ecco, riarredata, perché ristrutturata, a parte cambiare il colore delle pareti, non ho fatto nulla. Poi magari vi farò un home tour, un room tour, quando però avrò finito di sistemare alcune cosine, e anzi le andremo a cercare insieme in vari negozietti dell'usato, che mi piacciono tantissimo, i negozi dell'usato che ci sono qua nel mio paese, soprattutto uno è bellissimo perché non vende abbigliamento, non vende accessori moda, niente, vende tutte cose relative all'arredamento, ma tutte cose molto ricercate, cioè loro se tu gli porti delle cose che vuoi vendere, sono loro a dirti sì o no, in base a quanto sono moderne. Quindi le cose troppo moderne loro non le prendono. E quindi se andate lì trovate tutte cosine molto carine, tipo, poi vabbè, dipende dal gusto. Tipo, io ho preso quella vetrinetta là, dopo ve la faccio vedere bene. Quella vetrinetta lì, che è una vetrinetta in legno, che però è per la cucina, solitamente quella si mette in cucina, dentro ci mettete le tazzine. Io però cercavo un qualcosa da appendere al muro che non mi rubasse spazio qua in camera, dove potessi mettere tutti i miei tubetti, delle creme, i vari profumi, insomma tutte le cose per la cura della persona. E poi l'ho appesa lì, che effettivamente è tutto molto pieno in quella parete, però ogni cosa sta al suo posto. Poi dopo magari ve la faccio vedere meglio. Però adesso io mi sono buttata sul letto e non vi volevo assolutamente parlare di quella vetrinetta, ma vedete che... Allora, mi sono messa un pochino più comoda e ho appoggiato la videocamera sul cuscino, così riesco a parlarvi senza che mi faccia male il braccio. Allora, mi vedete nella mia camera. Mi sono messa questo pigiama in pile, che però io questo non lo uso mai per dormire perché ho effettivamente troppo caldo. Me lo metto quando fa freddo, e infatti oggi è una di quelle giornate in cui fa effettivamente molto freddo. E addirittura prima ha grandinato, non so se si capiva dalle clip, ma era proprio grandine. E per fortuna ero appena andata via dal cimitero, perché alla fine sì, sono andata al cimitero, perché mentre dopo che vi avevo registrato quella clip che stavo fuori dal comune, stava ancora piovendo, quindi sono partita per tornare qua a casa. Però effettivamente mi scocciava essere andata su in paese solamente per fare un'unica commissione, quindi essere andata all'anagrafe. Non potevo fare altro perché in realtà domani devo uscire per andare in banca dal commercialista, ma non le potevo fare quelle cose perché non mi ero portata la documentazione da rilasciare poi nei vari posti, e quindi non avevo nient'altro da fare. Mi ero proprio organizzata per andare all'anagrafe e al cimitero. E niente, vabbè, stavo tornando qua verso la campagna, perché comunque un po' ci metto. Dopo aver fatto un pochettino di strada, ma stavo ancora in paese, tutto ad un tratto ha smesso di piovere. Ho detto wow, fantastico, quindi ho fatto la rotatoria, sono tornata indietro e sono salita più in alto, perché noi ce l'abbiamo proprio in alto il cimitero. Sono andata lì, meno male che ho fatto in tempo, perché a mezzogiorno le fioraie chiudono, quindi ho fatto proprio in tempo, tipo dopo una ventina di minuti avrebbero chiuso, perché mi sa che hanno chiuso anche un pochettino prima oggi. Nulla, ho preso i fiori, sono andata e ero praticamente rimasta solamente io al cimitero, perché con il fatto che fino a un attimo prima stava piovendo, non c'era nessuno, no? Loro poi hanno chiuso, io mi sono fatta il mio giretto, ho cambiato l'acqua, i fiori, eccetera. Mi fa sempre un pochino di effetto, effettivamente viene sempre un po' da piangere, però ero distratta molto dal freddo, perché poi essendo in alto il cimitero lì tira parecchio vento, era proprio tramontana oggi, quindi faceva freddo, e in più mi dovevo anche sbrigare perché non si capiva bene se stava piovendo o meno. Stava piovicicando, però era fattibile. Però
Però ecco, cioè, mi ritornavano in mente tutti i ricordi, soprattutto stamattina mi ritornavano in mente i ricordi di quando andavo al cimitero con mia mamma. Però calcolate che parecchi anni fa io ci andavo con mia mamma, perché poi dopo lei ha avuto tutto questo degeneramento e quindi non stavamo ad andare al cimitero. E vabbè, a me mi ritornano sempre in mente quei ricordi più o meno di quando io ero adolescente, facevo il liceo, che proprio stavamo veramente sempre sempre insieme. E niente, quindi ero un pochino triste, così cosa, però poi piano piano mi sono velocizzata e quindi mi sono concentrata su altro. Poi vabbè, sono stata un pochino lì con mia mamma e sono passata dai miei nonni, insomma, ho fatto un giretto molto veloce poi. Avevo finito, tempo di fare la stradina per tornare verso la macchina. E ho sentito un tuono che mi sono messa paura, perché poi era tutto grigio, tutto il cielo grigio, al cimitero da sola, che non c'era più nessuno perché era ora di pranzo e già le fioraie avevano chiuso. E avevo, cioè, non paura, in realtà ho provato una sensazione piacevole, cioè in realtà quando sto al cimitero, a parte sì commuovermi, però io sento sempre proprio un senso di pace, proprio è un posto a me che piace molto il cimitero, perché è proprio un posto pacifico. Poi in realtà ci vado sempre in quegli orari in cui non c'è gente, perché altrimenti mi deconcentro, cioè a me piace andare lì e pregare, utilizzarlo tipo come sorta di mantra per poi magari pensare ai momenti passati con quella persona che vai a trovare, no? E quindi poi avere gente vicino mi dà fastidio, cioè avere gente che ti saluta o gente che passa, cambia i fiori. E quindi era proprio il momento perfetto. Ah, forse anche un pochino troppo sola perché ero l'unica. Però ecco, sentivo proprio un senso di pace mentre stavo camminando per poi tornare alla macchina. Però poi c'è stato questo tuono e poi è iniziato a venire giù il mondo. Così proprio da un momento all'altro ha iniziato a piovere fortissimo e per fortuna che mano a mano mi stavo avvicinando sempre di più alla macchina, perché poi ha iniziato addirittura a grandinare e io ancora stavo tipo cercando le chiavi, ho sentito tipo queste palline che mi venivano addosso, cioè in tutto l'inverno non ho ancora mai, cioè non avevo ancora mai visto grandinare. Cioè, ma vedete che luce! È uscito il sole, comunque questo tempo è veramente pazzerello. Spero che si mantenga così ora il tempo, perché più tardi mi piacerebbe andare a fare una corsetta. La vorrei proprio, vorrei iniziare ad avere questa abitudine. Mi fa male un po' la spalla stare così ora. E quindi avere questa abitudine ogni giorno, andare 30 minuti a correre. Però questo lo farò più tardi in pomeriggio, perché adesso mi devo mettere a lavorare, sono già le 2. E ho parecchio lavoro oggi da fare, di lavoro proprio aziendale, e tra l'altro anche la batteria scarica. Comunque sì, sono le 2, noi abbiamo finito di pranzare da un bel po', qui dovete sapere che si mangia rigorosamente alle 12, perché, cioè, non per chissà quale motivo, semplicemente perché gli operai di là in azienda fanno la pausa dalle 12 alle 13 e quindi a quell'ora sale anche mio fratello, solitamente anche mio padre sale a quell'ora e si mangia quindi alle 12, poi loro si svegliano presto la mattina, quindi a quell'ora già hanno fame. E oggi, che era lunedì, c'era anche Lidia. Lidia è la signora che faceva assistenza a mia mamma, e già quando faceva assistenza a mia mamma si occupava anche della casa. Lei lavora qui da tipo 2 anni, sì, sono quasi 2 anni credo, e appunto quando aveva iniziato lei a fare assistenza a mia mamma, io piano piano poi mi sono distaccata e ho iniziato una vera e propria convivenza con il mio fidanzato giù in Puglia. Però comunque vedete anche come sto facendo adesso, no? Che sono tornata, io tornavo spesso, quindi poi mi alternavo con lei nell'assistenza a mia mamma, e mentre lei faceva assistenza a
realtà mia mamma si occupava anche della casa, quindi quando c'ero io, stavo io con mia mamma e lei si occupava della casa, e quando io non c'ero si occupava lei di tutto. E ora che mia mamma non c'è più, lei ha continuato a mantenere questo lavoro, però prima tutti i giorni veniva dal lunedì al sabato, mentre adesso non c'è bisogno di venire tutti i giorni, quindi fa a giorni alternati. Quindi oggi che era lunedì, è venuta e poi fa tipo lunedì, mercoledì e il venerdì, e si occupa anche di fare la spesa. Infatti oggi per esempio è arrivata un pochettino più tardi perché prima era andata a fare la spesa, e quindi niente, il pranzo lo cucina lei e poi lascia cucinato anche per il giorno dopo quando lei non ci sarà. E lei c'è, cioè, proprio di casa, quindi ogni giorno cucina, poi si ferma a mangiare qui con loro, con mio padre e mio fratello. Quindi oggi che c'ero anch'io è stato un pochino più lungo il pranzo perché poi ci siamo messe a chiacchierare. E lei, poi ve lo farò vedere nel video quando andrò a trovarla a casa nuova, a questa nuova casa. Ha proprio comprato una casa che è nel centro storico di questo paese dove viviamo, ed è bellissimo dentro perché l'appartamento, perché ci sono tutti i mattoni nel muro, cioè non è un muro questo semplice così liscio, proprio tutti i mattoni. E lei è una persona molto molto creativa, e quindi mi stava facendo vedere un po' di foto di come sta arredando. Spendendo poco, però arredando in modo molto molto creativo, sì, bello, perché per esempio mi ha fatto vedere il mobiletto del lavandino del bagno, cioè non è andata al negozio a comprare un mobiletto, lei ha recuperato una macchina da cucire, della Singer vecchia, che però non ha proprio il mobile, ha solamente la struttura, quella lì in ferro con alcune parti in legno, e poi sopra c'è la tavola in legno, e poi lì invece ci ha fatto mettere il lavabo, proprio un lavabo in ceramica bianco, fatto così, cioè, ma mi ha fatto vedere delle cose meravigliose. Che assolutamente quando io, perché ancora non ha traslocato, ho semplicemente fatto questi vari lavoretti di ristrutturazione. Quindi quando poi avrà messo anche i mobili, magari andiamo con la videocamera e vi farò vedere un po' di cose. E nulla, poi che altro mi ha fatto vedere? Anche sì, anche per esempio le lampadine, non le lampadine, i lampadari, li ha tutti recuperati, sono tutti lampadari molto particolari, che si utilizzavano, che mi ha detto. Ah, delle carrozze, ve le devo far vedere perché lei mi ha fatto vedere le foto e non le avevo proprio mai viste prima. Sono delle lampade, che si utilizzavano, nelle parti laterali delle carrozze, quelle dei cavalli, ecco. Quindi proprio molto molto particolare la sua casa. Allora, io mi sono alzata perché mi devo mettere a lavorare e in più mi si sta scaricando la batteria, quindi ora la cambio, che così più tardi quando vi voglio parlare, posso parlarvi senza che mi si spenga. E comunque, ecco, vi faccio vedere, questa è palesemente una vetrinetta per la cucina, lo so, e ci saranno magari molte persone che guardano questo video, a cui non piacerà perché non rientra effettivamente nelle mode del momento che vedete online, ma vi dirò che io amo, adoro proprio tutte queste cosine che ho messo. Anche questa, per esempio, l'ho fatta con mio padre, sono tutte tavole. Poi vabbè, ve le farò vedere meglio, ma anche perché dobbiamo fare proprio delle modifiche a varie cose e le faremo insieme, ma non penso proprio questa settimana. Queste sono più delle cose che a me viene voglia di fare in estate, e non di certo con la pioggia di fuori, proprio perché mi metto qua in giardino, con i pennelli, con le vernici, scartavetro, pittura, insomma, sono cose che a me piace fare con il sole. E vabbè, comunque vi volevo semplicemente far vedere, guardate che carina, io la amo, è bellissima secondo me e mi piace tantissimo. E quindi niente, l'ho messa qua in camera perché mi piaceva proprio l'idea di avere una vetrinetta così con tutti i prodottini dentro.
Vi faccio vedere giusto un'altra cosa al volo e poi veramente mi metto a lavorare, però cioè in questa camera tutti questi vari oggettini io l'ho recuperati tutti o dalla mia infanzia oppure dai mercatini dell'usato dove trovo delle cose veramente deliziose e vi faccio vedere questo portacandela che ho preso in quel mercatino che vi dicevo dove ho preso anche quella vetrinetta ma pagata 4 soldi quella vetrinetta tipo 20 euro. E questo invece è il portacandele. Ditemi voi se non è delizioso, cioè quanto è bello. E sotto poi c'è scritto Casa Micciola, quindi è stato fatto a mano a Ischia. E tra l'altro io c'ero anche stata a Casa Micciola, però parecchio tempo fa, prima che succedesse poi tutto quel macello dovuto al maltempo, mentre questo l'ho preso al mercatino dell'usato la scorsa estate qui nel Lazio, quindi chissà che strada ha fatto, che storia ha questo portacandele. E ora ce l'ho io e questa calcolate. L'ho pagata 2 euro, forse 2,50 euro, ora non ricordo, al mercatino dell'usato e la candela già ce l'avevo dentro casa. Però questo effetto un pochino vintage e poi tutto molto mix and match con cose più moderne, a me non dispiace, mi piace molto. Allora, sono le 17:43. Aspettate che mi tolgo gli occhiali perché altrimenti fanno riflesso queste lucine che ho qua davanti sulla libreria. E sto ancora davanti al computer, vi volevo solamente dare un aggiornamento in modo che questo vlog anche possa proseguire. La connessione qua non avevo mai fatto caso che fosse così lenta perché le pagine di internet mi si aprono velocemente, però ho messo a caricare il video oggi e in effetti è andato online tardi, tipo dopo le 5 mi sembra, perché boh, era lentissima la connessione. Ormai la connessione più veloce è quella del telefono del mio fidanzato. Vabbè. E nulla, comunque volevo andare a fare una corsetta, ma fuori, ora vi faccio vedere il tempo, a parte che fa freddissimo, sta continuando a piovere. Ora sta piovendo di meno, ma è proprio tutto il pomeriggio che piove poco, ma comunque ininterrottamente. E quindi non vado a correre, non esco proprio, cioè me ne sto qui al calduccio. Allora, questa è la situazione del cielo, però non si riesce a capire che piove. Vi faccio vedere lì, in quella fontana, vedete? Sta piovendo e oltretutto fa anche freddo. Vedete che atmosfera carina che creano queste lucine tutto intorno? Allora, vi faccio vedere quello che mangio stasera. Ne ho tutto interamente cucinato da Lidia e che vi ho detto che fa poi dopo le varie porzioncine. Noi le tiriamo fuori dal frigo e ce le abbiamo tutte pronte quanto le riscaldiamo. Allora, questi sono finocchi gratinati. Poi questi sono dei funghetti e questo è polpo con, sì, credo sia polpo, boh, non lo so questi che cosa sono, e con le patate. Buon appetito! Allora, io mi sono rimessa qua davanti al computer, sono le 20:08, sarò giusto un'altra mezz'oretta, voglio finire di fare una cosa, sto sempre lavorando qua per lavoro quello aziendale e domani mattina però mi devo svegliare comunque presto per continuare qua, perché con il fatto che giù in Puglia c'era la connessione che mi andava molto lenta, alcune cose le ho proprio, non le ho proprio fatte perché comunque le potevo rimandare, però ora è arrivato il momento di farle e quindi appunto sono rimasta un po' indietro. Comunque mi sono fatta una tisana con queste tazze che hanno un sacco di anni veramente. Assolutamente bisogno della tisana perché quando sto qui esagero sempre con il cibo perché con il fatto che non devo cucinare io, ma è già tutto pronto e tutto tra l'altro molto buono perché è molto brava Lidia a cucinare, mi sembra un po' come di avere tipo un buffet, quindi apro il frigo, c'è già tutto pronto, io devo solamente farmi le porzioni e
Esagero, avevo riempito decisamente un po' troppo quel piatto. Allora, io... Aspettate, però non... Ah, ok. Ho il bite, se vedete la bocca un po' strana. C'è questa simpatica lampada, vedete come fa? Ecco, così mi vedete abbastanza bene. No, niente, l'ho tolto. Era veramente troppo strana la bocca, ora poi lo rimetto. Comunque io sto sotto le coperte, mi sono appena messa qua, è quasi mezzanotte, ma io in compenso ho già editato tutto il video che voi vi siete appena visti e mi manca solamente domani poi da inserire questa clip dei saluti finali, così almeno anche quella cosa l'ho fatta. Comunque, io vi saluto, spero vi sia piaciuta questa giornata molto casalinga. E poi ci vediamo domani con un altro video. Vi mando un bacio e buona serata. Ciao e buonanotte a me.